Ciao a tutti, sono Massimo Roccoli, oggi siamo al Cremona Circuit. Partiamo dall'uscita dei box, ricordo a tutti 60 km orari e attenzione ragazzi, lo sapete che l'uscita dei box è proprio in fondo al rettilineo di partenza, quindi nel momento in cui il marshal vi dà l'ok, incominciate ad accelerare e un occhio comunque datelo sempre in modo da non intralciare chi sta sopraggiungendo, anche perché comunque sapete che questa è una curva che si fa a 140-150 km orari, quindi via subito. Ok, iniziamo. Come ho appena detto è un curvone molto veloce, quindi come tutti i curvoni veloci posso permettermi di anticipare l'inserimento in curva. Che cosa vuol dire anticipare l'inserimento in curva? Vuol dire che con il ginocchio vado sul cordolo interno un pochino prima rispetto ad un tornante. Come si fa questo curvone? Arrivo, mi prendo un mio riferimento e qua c'è il cordolo che vi aiuta veramente tanto, chiudo il gas, come entro in curva ritorno subito sul gas, perché nelle curve ad alta velocità ho bisogno di una moto stabile e per avere una moto stabile devo portare il peso sulla ruota posteriore e quindi questo lo vado a fare con un pochino di gas. Una bella staccata alla 2 dove il posteriore tante volte si mette anche di traverso, ritardo l'inserimento della 2 e come dicevo prima ricordatevi sempre il ginocchio sul cordolo. Mi avvicino verso la linea bianca esterna, evito il cordolo qua perché è abbastanza seghettato e dà un po' fastidio e rovina anche un pochino l'equilibrio della moto. La curva numero 3, forse una delle curve più difficili del tracciato proprio perché è in contropendenza e non vedo dall'altra parte. Un piccolo, piccolissimo segreto, ritardate tanto l'inserimento in curva, rimanete a sinistra il più possibile in modo che così quando fate il cambio di direzione avete già la moto dritta e diventerà molto più semplice entrare alla curva numero 4 in accelerazione e con una buona velocità. Dalla 4 non mi concentro tanto sulla 5 ma penso all'uscita della 6. Che cosa vuol dire? Che se voi vi concentrate sulla 5 entrate forte, larghi e poi non riuscite mai a prendere la corda. Quindi dalla 4 alla 5 ci passo vicino al cordolo in modo che così da qua a qua sfrutto questo piccolo tratto rettilineo per rialzare la moto e frenare. Modulo il freno sino dentro la curva 6 perché chiude abbastanza e poi rialzo velocemente. Scivola un pochino questa la curva numero 6, quindi mi raccomando cercate di essere rapidi e rialzare la moto per dare tutto il gas. Arrivo alla 7, questa bella curva veloce sulla destra, ritardo un pochino l'inserimento, prendo in mano il gas e poi ragazzi vi ricordo la staccata della 8 che è una staccata bella importante ma non tanto di potenza frenante ma per cercare di avere la giusta traiettoria. Che cosa vuol dire? Vedete quanto è stretta ma è anche tanto larga, quindi non andate subito alla corda, aspettate un pochino e andate alla corda in ritardo in modo da rialzare velocemente la moto per poi preparare la 9. Per quale motivo? Se voi andate subito alla corda, state in angolo, sì è vero, se c'è il fotografo vengono delle belle foto, però in realtà a livello tecnico non è importante uscire larghi qua, ma è meglio uscire almeno a metà pista per poi prepararvi alla 9. La 9 è una bella curva da pelo dove si entra veloce. Quello che vi consiglio io è accelerate forte, chiudete il gas e nel momento in cui andate a inserire ritornate sull'acceleratore in modo di avere una bella moto stabile, veloce che vi permette di migliorare giro dopo giro. Arrivo in esterno sino quasi a tre quarti di pista, una bella staccatona alla 10, qua si fa una bella staccata, anche qua ritardo l'inserimento. Ci sono due linee da fare, si potrebbe andare alla corda, mi allargo e ritorno alla corda, oppure più facile ritardo l'inserimento e mi concentro prevalentemente a rialzare velocemente la moto, quindi con il ginocchio andrò più o meno in questa zona qua a toccarlo, rialzo la moto e via in questo mega rettilineo dove si raggiungono delle velocità veramente importanti. Abbiamo il cartello dei 300, dei 250, dei 200, magari i primi turni iniziate a chiudere il gas a 300 per poi, chiaramente dipende anche dalla moto che avete, perché se avete una moto piccolina potete tranquillamente superare i 200 metri. Una moto piccolina intendo una moto da 70-80 cavalli. Con un 1000 iniziate ai 300 metri a chiudere il gas perché lo sapete a 300 km orari quanti metri si fanno in un secondo? Non lo sapete? Ricordatevi che a 300 km orari in un secondo riuscite a fare almeno
80-90 metri, perché a 120 km orari in un secondo si fanno 33 metri, quindi tanto per darvi l'idea di quanta strada si fa. 11, 12, 13 rinnovate queste curve rispetto alle vecchie. Che cosa hanno fatto? C'è un pochino più di distanza, sono un pochino più larghe, quindi sono diventate un pochino più armoniose, perché insomma la 12 e la 13 erano belle toste per le gambe. Buon divertimento e ricordatevi l'ingresso dei box, abbastanza semplice: sono alla 12, rimango tutto a destra e rientro i box, in modo che così lascio la pista libera a chi è dietro di noi. Ciao ragazzi!